generazione 06 è pensata come una modalità anche di affacciarsi con degli sguardi simili e anche con delle parole chiave, con un linguaggio al mondo dei bambini e delle bambine, in modo anche da creare delle migliori connessioni, delle possibilità di dialogo nel passaggio, proprio nel percorso che i bambini fanno, nel passaggio dai servizi 06 a quelli, scusate, dai servizi 03 a quelli 36. Quindi avere un comune riferimento, no? Una comune griglia e modalità di guardare ai bambini e le bambine può essere utile proprio per diciamo, avere una possibilità di scambio quando i bambini appunto ci pa passano da un servizio all'altro e da un anno anche all'altro. Allora, per parlare appunto di linguaggi, no? Era Loris Malaguzzi che ci aveva fatto pensare già parecchio tempo fa, negli ultimi anni del secolo scorso, ai 100 linguaggi dei bambini, cioè bambini e bambine, ma direi gli esseri umani, si esprimono in tante modalità diverse. E noi quando pensiamo al linguaggio parlato, quello che sto usando io, al linguaggio fatto di parole, ma in realtà noi abbiamo tantissimi codici diversi per natura e per organizzazione e anche per area del cervello in cui vanno a pescare per l'attivazione proprio delle reti neuronali che permettono l'utilizzo di certi linguaggi. Il nostro cervello è stato studiato poi negli ultimi tempi con modalità sempre più sofisticate, perché una volta studiare il cervello era molto invasivo, adesso ci sono tecniche che permettono di studiare le reazioni del nostro cervello e il modo in cui il cervello elabora l'informazione che ci viene da fuori in maniera molto, non dico semplice, ma comunque senza dover, ad esempio, aprire il cranio come si faceva una volta per piazzare delle sonde. Avete sentito dire che proprio a torrette, quindi vicino a noi, sono state fatte delle operazioni, no? Su pazienti che avevano magari a cui bisognava asportare una massa tumorale presente nel cervello, a cui è stato chiesto di suonare o di fare, mi sembra, l'olive, di preparare l'oliva l'ascolana, proprio per dire che nel agire all'interno del cervello, le modalità più avanzate che non si vogliono eliminare, non si vogliono corrompere con le operazioni chirurgiche, possono essere monitorate perché il movimento delle mani, il movimento del corpo, la partecipazione nel fare qualche cosa mostra un'attività cerebrale, o meglio, l'attività cerebrale permette quel tipo di comportamento. Quindi, dovendo agire proprio sulle zone del cervello, i chirurghi stanno attenti a non incidere proprio laddove le persone hanno una competenza più elevata. E questo era già stato in qualche modo identificato, ma adesso è sempre più chiaro negli studi anche delle neuroscienze che il cervello ha delle aree specializzate nell'elaborazione di un certo tipo di informazione. Certamente non funzionano isolatamente, il cervello è sempre uno e le nostre sinapsi sono variamente in azione durante ogni nostro comportamento, ma possiamo dire che
Se, come adesso, io sto adoperando il linguaggio e, per esempio, non sto ascoltando musica, la parte del mio cervello che è interessata all'elaborazione della musica probabilmente è in una fase di maggiore quiete rispetto a quella che invece sta producendo il linguaggio. Quindi, si è visto nel tempo, e grazie appunto agli studi più aggiornati, che il nostro cervello funziona per aree di specializzazione. Quindi anche l'intelligenza che noi leghiamo, no, proprio al funzionamento del cervello, non è un'intelligenza di tipo generalizzato, cioè non è una capacità di sopravvivere nel mondo. Cavandosela un po' in tutti i settori, ma quando parliamo di intelligenza, cioè di atto intelligente, abbiamo a che fare con una specializzazione, come vi dicevo prima, la persona che suona uno strumento si specializza in una serie di movimenti del corpo, ad esempio. Nell'apprendimento di codici, perché legge le note e le traspone in musica, o ascolta la musica ed è capace di trasporla in uno spartito nelle relative note. Quindi noi capiamo che non tutti noi siamo così specializzati in tutti i settori della vita quotidiana. Alcuni di noi si specializzano appunto in alcune aree che portano a una soluzione di problemi più emancipata, più rigorosa, più articolata, più efficace ed efficiente. Quindi, visto che il nostro tema è quello dell'intelligenza, vale la pena dirsi che quando pensiamo all'intelligenza dei bambini, dobbiamo immaginare che l'intelligenza ci permetta di cogliere alcuni comportamenti, o meglio, avere una teoria sull'intelligenza ti permetta meglio di cogliere certi comportamenti che appunto sono molto specializzati. E che ci fanno capire che quel tipo di linguaggio è particolarmente adoperato, particolarmente motivante, particolarmente utilizzato durante la giornata di un bambino o di una bambina. Mi è passato davanti una mano alzata, ma non so se forse immagino che sia un errore, diciamo, nell'uso della piattaforma. In ogni caso, se invece era una domanda, magari prego di rifarla in modo da poter essere utili nella costruzione di questo discorso, che è un po' chiaramente per me in questo momento un po' un monologo, ma spero possa diventare poi anche un po' un dialogo con voi. Quindi, stavamo dicendo, il nostro cervello è composto di aree che sono specializzate, e ognuna delle quali è dedita all'elaborazione di un certo tipo di informazione e poi anche alla produzione di un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di codice. Quindi, quando pensiamo all'intelligenza, dobbiamo pensarla come un fattore di specializzazione, non tanto come appunto diceva una volta un'intelligenza generalizzata, cioè un po' spalmata, è intelligente la persona che bene o male se la cava un po' dappertutto. Nella teoria di Gardner, che è quella a cui noi facciamo riferimento, l'intelligenza è pensata e definita come fattore S, fattore specializzato, di specializzazione. Nei primi anni di vita,
Il cervello umano, il sistema nervoso centrale periferico, non sono completamente formati. L'essere umano ha un lungo periodo di formazione del sistema nervoso centrale periferico, tanto che alcune cose si completano, alcune parti di questo sviluppo si completano addirittura in adolescenza, un po' come vediamo anche lo sviluppo corporeo, no? Arriva un punto di culmine dopo il quale la crescita si arresta e come dire, si inizia invece un periodo di stabilizzazione da adulti e poi di invecchiamento più tardi. Quindi, così come il corpo si sviluppa entro un certo arco, un certo arco di età, così anche il sistema nervoso centrale periferico arrivano a maturazione intorno all'adolescenza. Ed è questo il motivo, ad esempio, per cui certe prestazioni non sono assolutamente possibili ai bambini in età precedenti. Faccio degli esempi legati al vostro sistema, all'arco d'età con cui lavorate voi, il 3-6, ad esempio, la riflessione sul proprio comportamento è qualcosa di troppo elevato per un bambino da 3 a 6 anni. Non ha proprio le caratteristiche delle cellule cerebrali del sistema nervoso che permettono la riflessione sul proprio comportamento. Quindi, questo per dire che quando per esempio si dice ai bambini mettiti sulla sedia, rifletti su quello che hai fatto, con quest'età stiamo chiedendo al bambino qualcosa di assolutamente impossibile, proprio dal punto di vista della sua maturazione neurofisiologica. Non è che non si impegna, proprio non è capace ancora di riflessione. Non è capace perché non ha un sistema nervoso centrale e periferico adatto ancora a quel tipo di prestazione. Così come quando noi più semplicemente chiediamo a un bambino di 3 anni di adoperare uno strumento molto fine, no? Come ad esempio una matita, noi stiamo chiedendo qualcosa che probabilmente per un bambino di 3 anni è troppo complesso rispetto alle sue possibilità date proprio dalla coordinazione neuromotoria, perché l'apprensione a pinza superiore, quella che è necessaria per manovrare strumenti fini, arriva a maturazione soltanto intorno ai 6-7 anni, che poi, diciamo, è anche l'età in cui normalmente si comincia a scrivere, ad esempio, utilizzando un qualcosa di molto molto fine come una penna o una matita. E già qui immagino di aver detto un paio di quelle cose che vi mettono in agitazione perché sento già i vostri pensieri che dicono, però i genitori vogliono che noi a 5 anni, forse anche prima, li facciamo scrivere. E ecco, quando noi facciamo scrivere i bambini sotto ai 6 anni di età dobbiamo sempre chiederci se stiamo facendo la cosa giusta, perché dovremmo avere la certezza di offrire una cosa a loro possibile in termini di maturazione addirittura del sistema nervoso centrale periferico, quindi non di loro impegno, non di loro motivazione, non di loro attenzione, ma proprio di qualcosa che prescinde da tutto questo e da qualsiasi intenzionalità. In questi primi anni di vita è fondamentale l'interazione con l'ambiente. Perché? Perché il bambino arriva al mondo con un patrimonio genetico e con un DNA che lo accompagna o la accompagna nella vita, ma l'ambiente agisce addirittura anche sul patrimonio genetico. Cioè, gli studi più recenti
ci aiutano a comprendere che, per esempio, un ambiente molto ostacolante, molto punitivo, ad esempio, un ambiente povero, un ambiente di povertà educativa, in qualche modo impoverisce addirittura le potenzialità insite nel DNA, così come invece un ambiente arricchente può addirittura favorire lo sviluppo anche e la crescita e il raggiungimento di alcune tappe anche in quei bambini che per caso avessero, per esempio, anche un deficit con cui vengono al mondo determinato da un problema di tipo genetico. Lo vediamo perché, per esempio, prendiamo i bambini con trisomia 21, hanno un DNA con cui vengono al mondo simile, ma poi sarà l'ambiente che permetterà loro di, non so, arrivare a prendere una laurea, come è accaduto, insomma, a alcuni bambini, bambini con sindrome di Down, oppure diciamo rimanere a uno stadio di sviluppo molto precedente e quindi senza arrivare a un'elaborazione cognitiva di tipo più astratto. Quando dico ambiente mi riferisco a delle dimensioni di varia natura. Noi pensiamo all'ambiente spesso come un luogo fisico, certo, quello è importante, fortemente influente e lo chiamiamo addirittura il terzo attore dell'educazione, c'è cioè il bambino, c'è cioè l'educatore, l'educatrice e c'è cioè l'ambiente come un attore, quindi qualche cosa che è performante rispetto alle possibilità. Pensate semplicemente, come dire, a un ambiente che possa essere con delle barriere, no? Per dei bambini e quindi ostacola la possibilità di sperimentare alcune condotte motorie, ad esempio, perché non è organizzato per favorire l'opportunità di essere fruito liberamente, non so, da persone o da bambini con problemi della deambulazione o pensate a quanto possono essere barriere architettoniche anche per persone cieche o per bambini sordi, che in cui l'ambiente è tutto organizzato con segnali acustici o con segnali visivi e chi non riesce ad accedere a questa informazione comunque fa una fatica in più ed è ostacolato nella sua crescita. Non c'è, sebbene diciamo che nelle scuole di fatto si sono eliminate tante barriere, però non c'è ancora un'attenzione reale a queste specificità, perché costituendo una minoranza della popolazione, non so, dotare le scuole di percorsi tattili che vengono applicati sui muri. Per cui il bambino che deve spostarsi, supponiamo, da un'aula alla mensa, possa, bambino cieco, possa toccare no, banalmente una striscia di carta, la dico così un po' grezzamente, ma di carta vetrata, che dà una retroazione sulla mano. E quindi fa capire che con quel tipo di grana arrivo alla mensa, con quell'altro tipo di grana arrivo al bagno, con quell'altro tipo di grana vado verso l'uscita, permetterebbe ai bambini e alle bambine con problemi della vista ben altra autonomia rispetto a quella che hanno invece chi con la vista riescono a decodificare l'ambiente. Stessa cosa per gli stimoli sonori, pensate a le uscite di sicurezza, pensate ai segnali che ci indicano, i segnali di pericolo spesso sono anche di tipo sonoro e le persone, i bambini sordi, le persone sorde sono esclusi da questo mondo. Non c'è un'attenzione, ad esempio, a far sì che lo stimolo sonoro sia anche stimolo visivo, in modo tale che possano appunto capire da una luce
che sta avvenendo qualche cosa e che cosa sta avvenendo. Quindi l'ambiente inteso in questo senso potete capire benissimo quanto può stimolare, affiancare lo sviluppo intelligente, quanto può invece ostacolarlo, far sentire la persona poco autonoma, poco capace e, come dire, invitare più allo stare fermi, a non esplorare, a non avventurarsi rispetto a un altro bambino, un'altra bambina che nello stesso ambiente invece possono avere quella franchezza perché dominano una serie di condizioni con le loro percezioni. Quindi questo solo per dire l'ambiente fisico quanto può ostacolare o supportare o fornire quelli che chiamiamo scaffolding, no? Operazioni di sostegno proprio allo sviluppo e alla possibilità di raggiungere certi traguardi di sviluppo. Però quando parliamo di ambiente, parliamo anche di ambiente sociale. Cioè il tipo di interazioni che permette un certo tipo di ambiente, immaginando che ad esempio in un'aula di una sezione di scuola d'infanzia ci possano essere i cosiddetti angoli morbidi, no? Che spesso ci sono anche poi nei servizi 0-3. Che permettono delle interazioni sociali più ravvicinate, la possibilità che ci siano ambienti più ampi dove il gruppo può lavorare con un maggiore numero di bambini contemporaneamente, quindi la socialità richiede altri tipo di schemi, altro tipo di strategie, la possibilità di lavorare a coppia o a gruppi di tre, di quattro, quindi di sperimentare strategie e tipi di relazioni che funzionano per piccoli gruppi dove avvengono accordi, avvengono interazioni più dirette rispetto al grande gruppo, dove magari prevalgono bambini più capaci di prendersi un ruolo anche quando sono in tanti. Quando parliamo di ambiente dobbiamo inserire anche la dimensione affettiva emotiva, cioè l'atmosfera che si respira quando si entra in una sezione, in una scuola. Ci sono scuole che inibiscono proprio con la conformazione ambientale l'affettività e ci sono scuole che invece proprio per come sono conformate nell'ambiente permettono di sentirsi immediatamente accolti. E, immaginate anche il tenore, no? Dell'affettività che si respira, che si intuisce quando entri in una scuola perché, non so, ci sono bambini che urlano o che piangono o che stanno in isolamento rispetto ad altri. Oppure bambini molto impegnati e c'è un mormorio diffuso, ma che dà l'impressione di bambini che siano impegnati anche senza che le insegnanti stiano sempre loro sopra, o un ambiente dove c'è la maestra che urla e che ogni 3x2 richiama rispetto delle regole. Sono ambienti che affettivamente incidono sulla possibilità di esplorare, sulla possibilità di fare degli sperimentare, di sentirsi bene, di buttarsi anche a trovare delle soluzioni, ambiente che invece queste cose le inibiscono. E quindi quando pensiamo a un ambiente dobbiamo pensarlo sotto tutte queste tutte queste forme, ambiente fisico, sociale e affettivo, emotivo. L'ambiente quindi non è ininfluente, permette o ostacola. E noi dovremmo avere continuamente un'attenzione proprio a conformare l'ambiente rispetto agli obiettivi che ci stiamo proponendo. Per inciso, spesso gli ambienti delle scuole d'infanzia sono troppo pieni di stimoli.
e i bambini sono continuamente bombardati da stimoli e quindi troppe cose colorate, troppe cose appese al muro, troppe cose a portata di mano, troppi cartelloni che ricordano a noi la storia delle attività fatte, ma per i bambini diventano una sovrabbondanza di stimoli. Quindi, in generale, nella mia esperienza, anche se non conosco le vostre scuole, sebbene ci sia stata, insomma, qualche tempo fa, ma adesso non le frequento, negli ultimi paio di anni sicuramente non le ho frequentate, ma nella mia frequentazione di scuole, dove facciamo formazione, scuola d'infanzia, in generale ci accorgiamo che gli ambienti sono sovrabbondanti di stimoli. E mentre andrebbe tenuto all'attenzione dei bambini e delle bambine solo, per esempio, le cose su cui si sta lavorando in quel momento, archiviando e mettendo da parte quello che ha fatto parte dei mesi precedenti, solo i materiali con cui si sta giocando, facendo attività in quel momento, lasciando chiusi e non immediatamente disponibili ai bambini tutto il resto del materiale. Anche perché è una segnalazione per noi quando il bambino o la bambina ce lo chiedono esplicitamente, cioè vorrei quel materiale lì. Questa cosa è un'indicazione forte, no? Per dire che c'è motivazione, c'è ricerca, c'è desiderio di esercitarsi, giocare con un certo tipo di materiale, ci dirà anche qualche cosa rispetto alle intelligenze che i bambini utilizzano, quali linguaggi prediligono. L'importanza di queste prime interazioni perché nei primi anni di vita formano gli schemi mentali di base. Gli schemi mentali sono proprio flussi di neuroni che aprono la strada, si aprono una strada dentro al cervello, si aprono una strada all'interno del nostro sistema nervoso periferico, all'interno dei nostri nervi e poi. Come dire, siccome l'essere umano è abbastanza abitudinario, vediamo che anche i bambini, per fortuna nostra, acquisiscono velocemente delle routine, una volta che una routine si è instaurata, è molto difficile, diciamo, soppiantarla con una routine diversa. È come quando i genitori mi chiedono, ma non so, i bambini hanno 4 anni, adesso mi piacerebbe che andassero a dormire nella loro stanza, ma se tu per 4 anni l'hai fatto dormire nella camera con te, è chiaro che quella routine sta instaurata, è molto più difficile recuperarla, mentre se il bambino viene abituato a stare da solo, per esempio quando ha 6 mesi, diventa quella la routine, non c'è bisogno di decostruire uno schema mentale per farne costruire un altro. Tornando al nostro tema, parliamo quindi di intelligenze come capacità di risolvere problemi. Quando noi guardiamo al bambino nell'ottica di osservare quali sono le intelligenze che utilizza, proprio per comprendere meglio il profilo dei bambini e delle bambine, essere utili nelle proposte che facciamo loro, dobbiamo pensare appunto all'intelligenza come una capacità, non, voglio dire, non è un'intelligenza legata al corpo se il bambino a 2 anni cammina, perché è qualcosa che fa parte delle possibilità, delle opportunità di quel momento, mentre un bambino di 2 anni che trova un modo di sfuggire a un compagno infilandosi in una nicchia in cui sa che l'altro compagno non può passare perché è più grosso e più grande, ecco, questo è un problem solving, cioè avevo un problema, l'ho risolto in maniera eccellente perché so che io ci passo, magari gattonando, e quello più grosso di me non ci arriva. Quindi questo è una tipologia di problem solving, è una tipologia quindi non di comportamento quotidiano che può essere atteso anche a certe età, ma di soluzione di problemi con comportamenti che implicano un certo tipo di, se volete, di ragionamento, di intuizione, di
anche di atto intelligente proprio nel trovare una soluzione a un problema che sorge. Attenzione che spesso noi leghiamo l'intelligenza alla velocità, cioè sono intelligenti quei bambini che gli dici una cosa e vanno, e questo è diciamo pericoloso, nel senso che esclude tutta una serie di bambini che invece sono bambini che hanno bisogno di riflessione. Parliamo di stili cognitivi, no? Sono bambini intuitivi e quindi arrivano per intuizione. Intuizione, lo dice la parola stessa, è come dire un'illuminazione veloce, per cui, come diceva Keller quando studiava lo scimpanzé Sultano arrivava per intuizione a capire che se metteva insieme due pezzi di un bastone, il bastone diventava più lungo per arrivare alla banana. Quindi ci arrivava così, una serie di prove ed errori, poi un momento di fermo e immediatamente la soluzione definitiva. Questo è un po' un problem solving di tipo intuitivo, ma ci sono bambini che hanno bisogno di provare e riprovare e non sono meno intelligenti di quelli che trovano la soluzione subito, hanno semplicemente uno stile cognitivo diverso, quindi bisogna essere attenti a non confondere l'intelligenza con la rapidità né l'intelligenza con la originalità, cioè è intelligente quello che si inventa la soluzione che nessun altro prima ha messo in campo. Stiamo parlando di bambini. E quindi il bambino che, ad esempio, nell'età dei bambini che voi osservate, fa una cosa per imitazione, chiaramente l'imitazione è un atto intelligente. Diversamente da quanto mi sento spesso dire, o sento dire anche purtroppo qualche volta anche commento ai bambini, e vabbè, ma l'hai copiato, l'hai copiato. A quest'età è un atto di un'intelligenza spettacolare perché ci sono tutta una serie di ribaltamenti, ad esempio, che bisogna fare per fare la cosa che il bambino sta facendo e magari è di fronte a me, o per selezionare il bambino che secondo me la sta facendo in una maniera che mi è più convincente. È anche l'imitazione a quest'età. Soprattutto, ma anche successivamente, è un atto di intelligenza perché devo andare a prendermi, come dire, il prototipo più convincente per fare qualcosa di simile. Oltretutto, forse mi rendo conto, e questo è un bell'atto di autocoscienza, che ho bisogno di un modello per poter fare una cosa a livello che mi dia piacere vedere il prodotto finito. Quindi attenzione appunto a non avere l'idea che per essere intelligenti bisogna essere veloci e originali. Quindi l'intelligenza non è legata alla velocità, non è legata all'originalità della risposta, non è legata al fatto, per esempio, di arrivarci da soli. Questo è un po' un altro pregiudizio sull'intelligenza. È intelligente chi se la cava da sé. Alcune persone hanno un'intelligenza di tipo sociale e funzionano meglio se stanno in gruppo, trovano soluzioni migliori se possono discuterne con altri, a differenza di altre persone invece, in cui lo stare con altri ostacola la possibilità di trovare una soluzione. Credo che ognuno di noi può sentire su se stesso qual è l'opzione migliore e anche capire che, per esempio, per alcune cose preferiamo farle da soli, altre cose preferiamo farle con gli altri. Gardner parla anche di bambini iniziatori e finitori, sempre in riguardo all'intelligenza, cioè bambini che appena gli dai un tipo di attività si buttano sulla cosa da fare. E magari cominciano a ciondolare, vediamo la stanchezza, vediamo il disinteresse, la demotivazione nel momento in cui la devono chiudere. E bambini che sembrano in difficoltà
sembrano faticare a iniziare una cosa, poi una volta che l'hanno iniziata non la lascerebbero più perché vogliono arrivare proprio a rifinirla, no? Nei più piccoli dettagli. Forse avete idea, insomma, avete l'immagine, i filmati che vi passano in testa di questi tipologie di bambini, quelli che fanno meglio da soli, quelli che fanno meglio se stanno in gruppo, in piccolo gruppo, quelli che si avventano sul problema e sull'attività e cercano di risolverlo nel più breve, in tempo breve, cioè fanno tre quarti nei primi 10 minuti e poi nella seconda metà praticamente gironzolano senza trovare una modalità di finire. E quelli che invece gironzolano per tre quarti d'ora e poi negli ultimi 15 minuti sembra che si attivino e trovano la strada. E sono tutte modalità, stili cognitivi diversi, ognuno ha il suo perché. Sta a noi osservarli e, permettetemi il termine, diagnosticarli, perché poi nell'offrire le opportunità dovremmo essere come dire, in grado di non far aspettare quei bambini che fanno velocemente la prima parte, mentre gli altri stanno ancora attivando le loro meningi, e viceversa, non pretendere che quelli che ci mettono di più debbano stare ai tempi dei più veloci. Quindi l'armonizzazione dei gruppi e delle attività è opera della professionalità insegnante che deve prevedere degli schemi di orari e di turnazioni che garantiscono a tutti i bambini il benessere, lo stare bene dentro un'attività, dentro un'aula, con la possibilità che si crei quel clima affettivo e emotivo che chiunque entra percepisca. Grosso modo, perché poi c'è anche il malessere del singolo, voglio dire, che può incidere sul gruppo, ma grosso modo senta che l'atmosfera è un'atmosfera che permette l'interazione, che permette appunto di sentirsi bene all'interno di quell'ambiente. Dico qualche ultima cosa per entrare poi nel merito finora vi ho detto delle cose un po' di carattere generale, nel merito della teoria delle intelligenze multiple che poi approfondiremo nei prossimi incontri, cercando di entrare più in profondità per ognuna delle modalità di espressione dell'intelligenza. Gardner ne ha identificate lui dice 8,5, diciamo 9, di cui le prime 7 sono discusse nel suo primo libro, tradotto in italiano, Forme Mentis, e poi le ultime due aggiunte successivamente. Adesso Gardner non si interessa quasi più di intelligenze multiple, è passato insomma ad altre tematiche. E quindi velocemente vorrei darvi delle indicazioni per cercare di condividere quali sono i comportamenti che ci rivelano un certo tipo di predilezione di un'intelligenza piuttosto che di un'altra da parte di bambini e bambine. Partiamo dall'intelligenza linguistica, quella proprio del linguaggio parlato, quella che sto utilizzando io per trasmettere un po' di informazione. Allora, sono bambini che amano ascoltare fiabe, che amano descrivere con le parole le proprie esperienze, che sono attratti dai giochi di parole, che sono attratti dalle parole straniere quando ci sono bambini provenienti da altre culture, quindi si interessano di sapere come si dice in quella lingua o che cosa significa in quella lingua quella parola per tradurla nella nostra lingua. E sono bambini che a volte apprezzano o si esprimono in maniera poetica.
Quindi danno l'idea di essere attratti dal codice linguistico che ha come unità proprio la parola. I bambini invece di tipo logico-matematico sono quelli che compiono azioni come catalogare, ordinare, classificare, contare, misurare, pesare, paragonare, sono tutte operazioni di tipo logico. Lo fanno su materiale astratto spesso. Quindi possono essere gettoni, cubi, possono essere non cose particolarmente legate, diciamo, a un tipo di ambiente, ma anche oggetti non specificamente connotati. E ci accorgiamo che questi bambini, appunto, sono quelli che riordinano i giocattoli, i giochi, mettono in ordine di grandezza. Cercano dei criteri per mettere insieme le cose, le persone, ecco, e provano veramente a fare delle operazioni di misurazione, oppure di capire non so, quante parti di una torta ci possiamo distribuire, visto che la torta è fatta così e così, e noi siamo un tot numero, quindi si impegnano a trovare queste soluzioni che sono tipicamente di natura logico-matematica. Parliamo poi dell'intelligenza musicale. L'intelligenza musicale, è quella che mostrano i bambini che sono attratti dal mondo sonoro. Possono essere attratti nella forma dell'ascolto o nella produzione, un po' come per il linguaggio, no? C'è un linguaggio che ascoltiamo, un linguaggio che produciamo. Anche nel linguaggio musicale noi abbiamo l'ascolto e il riconoscimento e poi la produzione. Quindi sono bambini che ascoltano i suoni, sono molto attenti a tutti i suoni che provengono dall'ambiente circostante. Spesso per molti di noi il suono è semplicemente un sottofondo, mentre per loro diventano stimoli salienti, non so, passa una autoambulanza o passa un uccellino o anche un grillo, cioè qualcosa di veramente poco udibile, è per loro immediatamente uno stimolo saliente e si impegnano quindi a ascoltare questi suoni e anche a dire a condividere, ovviamente, che li hanno scoperti e a cercare di capire insieme da cosa provengono. Può essere un elicottero che passa, un camion o appunto una folata di vento. Voi che siete in Ancona, il rumore del mare, un'onda che magari è stata più forte delle altre. Sono bambini che quindi riconoscono anche i suoni, ma poi si interessano anche al canto, per esempio. Sono attratti dai motivetti, sono attratti da tutto ciò che produce un suono, che può essere anche la forchetta sul bicchiere. Quindi utilizzano qualsiasi oggetto abbiano in mano per la produzione di suoni, perché per loro questo è qualcosa di molto gratificante, eccitante ed è una forma di esplorazione. Sono bambini spesso poco valorizzati perché essendo così sonori, qualche volta sono fastidiosi e capita che vengano zittiti oppure che vengano fermati. Se un bambino esplora appunto il rumore che fa un bicchiere pieno, un bicchiere vuoto, battendolo con la forchetta, con il cucchiaio, spesso
non, gli insegnanti reagiscono magari dicendo che non è quello il modo di utilizzare quell'oggetto. E quindi purtroppo quando noi facciamo così blocchiamo proprio l'esplorazione intelligente e quello che spinge i bambini verso la comprensione del mondo. La Montessori ci diceva che il bambino è un piccolo scienziato e quindi quando fa queste cose non fa mai nulla in realtà a casaccio, è sempre tutte le azioni che fanno i bambini, tutti i comportamenti hanno sempre una funzione e per lo più una funzione conoscitiva, una funzione esplorativa, anche quando per noi questo può essere un po' fastidioso. L'intelligenza spaziale. Quali comportamenti mettono in campo bambini con l'intelligenza spaziale? Beh, costruiscono con le costruzioni, ma non necessariamente, cioè bambini con l'intelligenza spaziale possono pure costruire una piramide con le bucce dei mandarini. Ecco, di nuovo per dire che a volte le intelligenze non si manifestano solo con i materiali che sono più consoni, ma sono le attitudini che noi vediamo in atto nei momenti più impensati e più impensabili. E quindi quando un bambino costruisce, non so, una tana utilizzando le bucce dell'arancio che sta mangiando a mensa, in realtà fa un'operazione di intelligenza spaziale, comprende che alcuni materiali possono essere rimessi insieme e formano qualcosa che è funzionale, per esempio, a nascondersi. Sono bambini che amano disegnare. Attenzione che noi tanto utilizziamo il disegno come un passatempo per i bambini, come qualcosa, come dire, adesso. Quando volete, divertitevi disegnando, mentre per alcuni che non hanno l'intelligenza spaziale il disegno è una condanna, non è certamente rilassante. Se mi accorgo che è faticoso per me disegnare, è faticoso per me stare nelle righe, fare delle campiture, tenere persino in mano uno strumento che qualche volta non è, come dire, selezionato secondo le possibilità di presa, per esempio, che i bambini hanno a diverse età. Quindi il disegno per i bambini con intelligenza spaziale è sicuramente qualcosa di stimolante e di motivante, per altri potrebbe non esserlo, quindi attenzione a non utilizzarlo appunto come il momento del divertimento. Bambini con intelligenza spaziale amano fare i puzzle e sto parlando adesso di spazio più piccolo, ma sono anche quei bambini che si orientano, ad esempio, all'interno della scuola, si orientano all'interno dei percorsi quotidiani cittadini e riconoscono questi percorsi e sono in grado appunto di avere anche una certa autonomia negli spostamenti proprio per questo motivo. Bambini che meno autonomi potrebbero non avere questa capacità di rappresentazione mentale dello spazio, perché poi si tratta di avere una mappa dentro la testa di un movimento che è avvenuto magari in un momento precedente. Quindi tutt'altro che operazione banale. Quando noi diciamo, ma ancora sono 3 mesi che vieni a scuola, ancora non hai capito dove sta il bagno. No, non l'ho capito perché devo rappresentarmi uno spazio grande, mappandolo, quindi ribaltandolo dentro la mia testa e cercando le coordinate che mi permettano di muovermi con una certa autonomia. Quindi diciamo che per alcuni bambini anche la parte di alcune routine quotidiane, se non ha di movimento, intendo, se non hanno spiccata intelligenza spaziale può diventare un problema. Quindi, quando noi facciamo notare loro che ancora non lo sanno fare, in realtà li mettiamo di fronte, come dire, a
a una valutazione che è scorretta da parte nostra, esprimerla in quei modi. Intelligenza corporeocinestetica, cioè bambini abili nel movimento, nella coordinazione del corpo, anche questi sono quelli che ci fanno un po' dannare perché sembrano bambini che per noi sono i bambini pericolosi perché saltano, perché strisciano, perché superano gli ostacoli, perché ballano, lanciano. E tutte condotte motorie molto importanti, anzi direi che quest'età tra le più importanti, perché se non sperimentiamo quando siamo così piccoli e non abbiamo ancora vergogna, diciamo, del dimostrare il nostro corpo anche non ancora del tutto abile, poi successivamente è molto più difficile, per esempio, riprendere certi pattern di movimento, sia perché il nostro cervello non è più così plastico dal punto di vista motorio, sia perché poi subentra la vergogna del fallimento, quindi quando c'è di mezzo il corpo ci stiamo bene attenti. Non so se qualcuno di voi ha quella sensazione quando vede gli altri ballare che ci avrebbe una gran voglia di farlo, però pensa di non essere capace e quindi si toglie un piacere della vita perché, come dire, la vergogna blocca il movimento, è un movimento che farebbe molto bene alla salute perché ballare è sicuramente un antidoto e chi balla, non solo si diverte, ma fa bene anche all'apparato, al suo apparato cardiocircolatorio e fa bene a mantenere l'elasticità del corpo. Poi ci sono le cosiddette intelligenze personali, cioè quelle che riguardano le persone e hanno due poli, secondo Gardner, che sono l'intelligenza intrapersonale, cioè la conoscenza di sé, interpersonale, la conoscenza dell'altro. Il bambino con intelligenza intrapersonale è un bambino o una bambina che mostrano una certa autonomia e, come dire, sono un po' quelli che vogliono fare da soli, che ti dicono come stanno, te lo dicono abbastanza chiaramente, a me questa cosa non mi piace, io questo non lo voglio fare, non voglio giocare con lui, cioè hanno gusti abbastanza decisi, precisi, molto difficile trattare con loro nel senso di fargli cambiare idea. Ma quella è un'abilità, non è un'ostinazione, è la capacità di sapere che giustamente mi piace fare alcune cose, altre no, perché tutti noi abbiamo gusti e anche i bambini ce l'hanno. Si vogliono magari vestire in una certa maniera, molto difficile che fargli cambiare idea perché hanno un gusto ben preciso. O prediligono un certo tipo di abiti perché magari ci si trovano in maniera più confortevole. Hanno quindi, come dire, sembrano bambini che quasi rifiutano il consiglio, ma è perché, come dire, riescono un po' da soli a darsi una risposta da dentro. Quindi è in realtà anche questa una intelligenza molto utile perché spesso anche da grandi non sappiamo neanche noi come stiamo, non ce lo sappiamo dire, non sappiamo dare parola al nostro mondo interno. Spesso, per esempio, i bambini quelli che vedete che corrono indiscriminatamente e non si capisce che cosa abbiano dentro, cosa stiano scaricando, non mettono in campo un'intelligenza corporeocinestetica, mettono in campo una fatica di comprendere se stessi dal punto di vista emotivo e quindi scaricano attraverso la scarica fisica e corporea e con il movimento. Sempre queste intelligenze che sono dedicate alle persone, questa era quella per se stessi, poi c'è un'intelligenza che è dedicata agli altri. E allora sono bambini capaci di consolare, capaci di accorgersi di chi è assente e chi è presente,
di sapere che, quali sono i cibi preferiti di un altro bambino, o il giocattolo preferito di un altro bambino e di un'altra bambina, e quindi sono quelli che riescono a essere presenti per gli altri, per il gruppo, e amano anche stare nel gruppo. Ecco, un bambino, per esempio, che ha una buona intelligenza intrapersonale, qualche volta un bambino che ama stare da solo, ma non perché rifiuta l'altro, perché sta bene con se stesso, e quindi ogni tanto ha bisogno anche di avere una sua nicchia di riferimento e di pace, perché l'altro è uno stimolo troppo elevato. L'intelligenza naturalistica invece è quella che si riconosce in bambini che amano particolarmente animali, piante, si prendono cura, collezionano di tutto, si rendono conto dei passaggi di stagione, sanno riconoscere alcuni aromi, alcune erbe. Ecco, certo, i bambini che vivono in città a volte hanno proprio questa sindrome si chiama la deprivazione di natura. E per questo bisognerebbe poi utilizzare tutti gli spazi all'aperto possibili per far recuperare questa dimensione. E infine, l'intelligenza cosiddetta esistenziale, cioè è quella dei bambini che si pongono domande tipo perché in questo periodo c'è la pandemia, e non stanno chiedendo una spiegazione scientifica, si stanno chiedendo se magari qualcuno ce l'ha mandata per punizione. Tra l'altro è stato pure detto da qualche trasmissione. Si chiedono perché ci si ammala, ma non vogliono sapere il ciclo del virus dentro di noi, vogliono sapere come mai, come esseri umani, siamo esposti a questa fragilità. Quindi sono domande di senso, non domande di natura scientifica, ma domande di natura morale, etica, che riguarda proprio la vita, la morte, il modo in cui siamo al mondo. E quindi sono anche bambini molto attenti alla giustizia, alle norme, e vi richiamano dicendo: ma tu l'altro giorno hai detto questo, adesso stai dicendo una cosa diversa, oppure perché a quel bambino a me hai detto una cosa, quel bambino mi ha detto un'altra, perché noi spesso come adulti sappiamo che le norme non si possono scaricare sui bambini tutti allo stesso modo, e quindi sono quelli che ci fanno notare alcune discrepanze, alcune incoerenze. Queste nuove intelligenze si legano al discorso iniziale, cioè al nostro funzionamento cerebrale, e quindi praticamente noi andremo poi via via nei incontri prossimi a fare un approfondimento su ognuna di esse, per comprendere meglio che cosa osservare per stabilire che tipo di intelligenza può mettere in campo maggiormente un bambino, che tipo di materiali possiamo selezionare perché abbiamo detto che l'ambiente è un attore anche dello sviluppo, che tipo di proposte fare, e soprattutto come possiamo evitare che, pur essendo così piccoli, come dire, si orientino in certe tipologie di problem solving e lasciano completamente da parte altri, perché sono troppo piccoli per rinunciare, no, a uno sviluppo armonico di tutte le intelligenze. Poi, chiaro che il compito non è sviluppare tutte le intelligenze alla stessa maniera, perché ognuno di noi ne ha sicuramente abbandonato un po' all'inizio, e Gardner dice, insomma, nella vita proprio a livello di intelligenza, cioè come problem solving competente, noi ne sviluppiamo due o tre. Le altre rimangono a livello della soluzione dei problemi routinari. Però se noi con la nostra azione non diamo l'opportunità a bambini così piccoli di esercitare il loro cervello anche nelle parti che non gli verrebbe immediatamente bene di esercitare, diciamo, non offriamo l'opportunità di crescere in maniera armonica. Poi via via il bambino farà le sue scelte, e per motivazioni, per interessi, per
per tante spinte che riceve, maturerà e andrà avanti solo su alcune tipologie di problem solving.